video ho deciso di iniziare questo vlog qui, super in modo sporadico, perché mi mancate e io dopo un po' che non vlogo, è da tantissimo che non vlogo, sento che mi manca qualcosa e non sto bene con me stessa, cioè sono lì che comincio a provare rabbia, è vero, perché so, tipo una, so che è una cosa che dovrei fare, che voglio fare, ma che non faccio. Quindi eccomi qua che inizio questo video con un bel po' di novità, tra cui novità delle novità è che abbiamo preso il loft. Praticamente dopo il video che ho pubblicato, dove vi dicevo che avevamo visto questo loft e ci eravamo innamorati e quindi avevamo deciso di cambiare vita, dopo 2 giorni siamo tornati con la Vale, la mia socia, e anche lei se n'è innamorata e quindi abbiamo deciso di prenderlo. Oggi siamo venuti a vedere il loft che ha conquistato il mio cuore la settimana scorsa e abbiamo dato il deposito. È nostra, è nostra. Abbiamo un loft! Sarà nostro dal 1° giugno, perché in questo momento stiamo facendo dei lavori per darcelo nelle condizioni migliori possibili. E diciamo che siamo felicissimi di questa cosa, solo che siamo un attimo in apprensione perché noi qui abbiamo insomma, l'obbligo di andare via a settembre, perché avevamo la disdetta da dare 6 mesi prima e scade a settembre. Quindi dobbiamo trovare qualcuno che subentri, o così che insomma noi non dobbiamo pagare doppio affitto. Quindi sì, sono un pochino in apprensione, ovviamente. Però siamo super gasati per il loft che si chiamerà Lab e adesso cioè, devo trovare un momento con la Vale, altrimenti lo farò da sola il video dove vi racconto e vi spiego tutto del nostro progetto, la vision e la mission della nostra azienda. E siamo super gasati perché dobbiamo tutto arredarlo, adesso vi sto mettendo qualche clip del loft ed è bellissimo, super luminoso, un po' caldo perché vabbè noi qui siamo abituati alla doppia esposizione, molto ventilato e lì non lo è, però insomma sopravviveremo, spero, lo so, scopriremo. E contiamo di entrarci con calma a giugno e poi definitivamente dal 1° di luglio se riuscissimo a trovare, se subentra qualcuno qui, se no avremo tutti a casa. Notate che è una cosa che mi dà un po' ansia, però va bene, andiamo avanti. Niente, volevo iniziare questo vlog oggi perché ho un sacco di cose da dirvi, un sacco di cose su cui aggiornarvi e continuo a rimandare, a dire ah, oh, lo devo dire in un video, lo devo dire in un video, poi non inizio mai e alla fine si accumulano le cose e niente. Oggi è mercoledì, questa mattina sono in palestra, ho fatto un po' di upper, ma una cosa molto leggera perché questa sera ho danza e danza che sì, sta andando bene, non mi sono particolarmente appassionata, lo ammetto, pensavo di innamorarmi profondamente, invece no, mi diverto, è un'oretta divertente, però niente di trascendentale. E neanche niente di troppo faticoso. Vado perché sono con Cassandra, mia amica, e quindi ci divertiamo un'oretta e ci vediamo almeno una volta alla settimana. Una scusa per vederci essenzialmente. Però domani dovrebbe essere una bellissima giornata. Ho una visita medica, ho uno shooting per lavoro, un progetto bellissimo, domani vi racconterò. E poi niente, poi pomeriggio ho call e sono a casa a lavorare. Ma la mattina è bella, quindi vi porto con me anche perché voglio mostrarvi un pochino, un paio di ricette che mi sono studiata in questo periodo e ne voglio approfittare per farvele vedere in questo vlog. A partire dalla colazione, colazione estiva, perché ora basta crepe, basta accendere il fornello la mattina. Anche perché nella nuova casa, nel nuovo loft, se entriamo già a giugno, la cucina non c'è. Quindi mi devo abituare e mi devo inventare delle ricette senza, che non prevedono l'utilizzo del fornello. Prenderemo una piastra, lo so già, sicuro. Questa carneficina è il risultato della ricetta finalmente riuscita per questo mese per Ambrosie. E
E cioè, ho dovuto fare tutto rapido. Cioè, queste sono le condizioni in cui devo lavorare. Non vedo l'ora di avere il loft. E fra parentesi, Instagram versus realtà, questa ora la metto un attimo in frigo, poi ci faccio un saltino dentro. Dovete sapere che è la quarta ricetta che faccio nel giro di 2 giorni perché le altre non mi convincevano. Non ero assolutamente convinta e io non posto niente a meno che non sia sicura al 100%. Prova numero 1. No, la numero 1 è andata. Era una sorta di cheesecake con la base biscotto, ma non era assolutamente venuta perché era diverse consistenze e non veniva. Prova numero 2 a bicchiere. Poi abbiamo prova numero 3. Un overnight granola invece che oats. E poi abbiamo la prova numero 4, finalmente strawberry ice cream, che è fatto semplicemente frullando le fragole congelate con un goccino di latte. Frulli, frulli, frulli e davvero c'è. Su Instagram sembra che frulli per un secondo, ma non è così, devi frullare per almeno 10 minuti, stando attenta a non surriscaldare perché sennò si scioglie tutto, andando a pulsazioni e poi muovendo perché magari si inceppa la fragola dentro o la banana, si fa anche con la banana, tipo nana ice cream, dentro le lame, quindi bisogna stare lì 10 minuti veramente a curarlo. E viene una consistenza super thick, super spessa e cremosa. Si scioglie subito, soprattutto qua in casa che anzi, è maggio ma fa caldissimo. E poi top con granola alle fragole di Ambrosia. Super consigliata perché è fatta con ingredienti 100% naturali. Insomma, se conoscete Ambrosia sapete il loro mantra. Adesso posso mettermi l'anima in pace perché sono 2 giorni che ero nervosissima perché se non mi vengono le ricette io vado fuori di testa. E in realtà un tempo andavo veramente fuori di testa, cioè quando non mi venivano le cose mi punivo molto, sarò sincera. Mi ricordo che quando non mi veniva qualcosa non la prendevo sotto gamba. Ora mi impunto, però non mi arrabbio con me stessa, cioè ok, non è venuta. Poi sono tutte ricette buone, ma magari non sono ricette belle, ecco, e quindi io vi voglio anche dare qualcosa di carino, anche se sappiamo che Instagram versus realtà di come si mangia. Basta, ora mi metto a editare questa e poi cena e poi danza, perché io ceno prima di andare a danza, visto che comunque è movimento tipo niente di che, è come fare una passeggiata dopo cena, quindi. Buongiorno, questa mattina sveglia presto, non voluta, ma praticamente se io ho degli impegni di uscire di casa presto, mi viene l'ansietta, quindi io verso le 6:30 incomincio a svegliarmi e dire, sai, su Silvia, devi esci. E quindi mi sono fatta la doccia. E adesso colazione, colazione con la novità insomma, la colazione estiva, perché ora è troppo caldo per accendere i fornelli la mattina, anche se, udite udite, io anche d'estate continuo a farmi il tè caldo la mattina, quindi in realtà il fornello lo accendo comunque. Però colazione con. Oggi non è molto carino perché avevo il bicchiere occupato ieri. Overnight oats. Praticamente è la cosa più semplice che si possa fare. Si mette in una ciotola, cioè nella ciotola in cui mangerai, quindi non sporchi neanche nulla. Cereali, semi di chia, yogurt e latte. Si mescola tutto. Io aggiungo anche la frutta perché la metto in mezzo, che sia fresca o disidratata. Qui in questo caso oggi ho aggiunto i lamponi disidratati e poi si mette in frigo. Durante la notte questo si addensa, soprattutto grazie ai semi di chia, crea una sorta di pudding, non saprei come dire, overnight oats, quindi una consistenza bella densa come amo io, e la mattina è pronto. Io la mattina ho visto questo trend, insomma, su TikTok che si fa sciogliere il cioccolato, si fa una specie di cialdina. E quello l'ho fatto l'altro giorno. Oggi purtroppo ho finito il cioccolato, quindi non lo posso fare. Ma ci metto sopra della granella di cioccolato. Comunque ci si può mettere della granella di nocciole, mandorle, eccetera, per
aggiungere la parte croccante. È veramente, veramente delizioso. Un pochino diverso rispetto alla mia yogurt bowl, perché è secondo me più buono, ragazzi. Lo so, sorry. Ma secondo me il fatto di lasciarlo una notte insieme alla frutta anche crea questa pappetta veramente molto molto gustosa, perché i gusti si raddensano. Da qualche mese ormai ho fatta mia la pratica di svegliarmi e non accendere tutti i miei device, computer, telefono, TV, ma iniziare la mia giornata nel silenzio, avvolta nei miei pensieri. Voglio fare un video al riguardo perché ci sono alcune considerazioni che voglio fare, però ho notato che mi aiuta tantissimo a pensare, a sviluppare un mio pensiero, e mi aiuta veramente a essere più creativa, avere tante idee, invece che svegliarmi e bloccarmi subito mettendomi uno schermo davanti. Quindi solitamente mi alzo, preparo la colazione, eccetera, faccio colazione in silenzio, a volte nei miei pensieri, finché non arrivo al caffè, che tra parentesi io avevo detto che mi ero appassionata al Nescafè perché mi piace il caffè americano. La svolta. Siccome comunque il Nescafè è costosetto e poi vi faccio vedere cosa ha fatto Jimmy. Allora ho optato per questa soluzione, che è decisamente più intelligente e anche eco-friendly, direi. Bella tazza di mocha, questa è una da tre, quindi faccio metà con Jimmy. Più o meno metà, più o meno. E l'allungo con luce. Acqua. Voilà, la pozione polisucco è pronta. E questa è una cosa che veramente adoro, sorseggiare il caffè caldo mentre inizio ad avviare la mia giornata, perché adesso durante il caffè inizio a magari aprire l'agenda, oppure a volte, non mi capita spesso, ora meno frequente perché ho tanti pensieri, lavori, impegni, eccetera, però mi piace anche mettermi a scrivere. E aiuta tantissimo, ragazzi, scrivete, cioè buttate giù ogni pensiero, cioè aiuta tantissimo. Comunque o scrivo oppure inizio a aprire l'agenda, vedere cosa devo fare, avviare i miei impegni, magari mi metto a iniziare un po' a lavorare e poi insomma effetto domino, vado più nel vivo di tutto. Però ecco, una cosa che amo veramente è iniziare piano. Poi ovviamente non può succedere ogni giorno, perché ci sono giorni in cui bisogna iniziare a bomba veloce perché si hanno impegni, però insomma se posso ci provo. Ok, in realtà non sono stata per nulla al computer perché devo andare, ho una visita medica, una visita senologica molto importante, prevenzione, e cosa che io non ho mai fatto in 28 anni, infatti questa è la mia seconda di controllo, fatele, molto importante. Comunque, siccome poi andrò subito a un'altra cosa che dopo vi spiego, faccio vedere, vediamo se posso farvi vedere il backstage perché è veramente bellina, e tornerò a pranzo all'ultimo, penso anche tardi, voglio prepararmi una sorta di pancake salato, così che quando torno a casa è già tutto pronto. Non ne posso più di questa cucina. Allora, taglio la verdura tutta a pezzettini. Io uso le zucchine, ma le potete ovviamente usare ciò che volete. Potrei usare la grattugia per fare zucchina grattugiata, ma non la trovo e non mi sovviene dove possa essere, quindi vado a coltello, faccio prima. Un po' di sale. Grazie. Questo macina sale è geniale. C'è anche quello del pepe, ma per ora abbiamo ancora quello in polvere. Un po' di spezie. Ecco, mi ero dimenticata di premere rec, quindi ho aggiunto la farina. Qui io ho solo albume perché non abbiamo uova, siamo in modalità svuota frigo, ma consiglio di mettere anche un uovo per renderlo più corposo. E ora nel pentolino più famoso d'Italia, scherzo, sempre lui, ragazzi, il mio pentolino di giga pancake is back, e lascio cuocere circa 10 minuti per lato, però in realtà me ne rendo conto quando vedo che è cotto
sia i lati e quindi si muove perché questo è antiaderente e anche sopra è abbastanza rappreso, insomma non è liquido. Lì significa che è da girare. E direi anche pronto. Anzi, era palese che mi venisse una schifezza il giorno che filmo, comunque. Sempre, ogni volta che filmo un giga pancake mi si distrugge. Prep di pranzo epic fail, più o meno. Comunque adesso sono pronta a scappare. Visita fatta molto rapida, ho fatto una ecografia mammaria. Ho iniziato a fare prevenzione troppo tardi, perché troppo tardi, anche e soprattutto perché mia mamma ha avuto un tumore al seno, non indifferente, e quindi c'è la dottoressa, quando gliel'ha detto, mi fa. Poi gli ho spiegato tutta la situazione, mi fa. E tu ora lo fai? Questo a 28 anni decidi di fare prevenzione e fare la tua prima visita? Io. Comunque, vabbè, è andata tutto bene, non c'è niente, quindi sono contenta. Ma poi soprattutto per stare in fila, in coda, in attesa, ho detto, mi porto il libro così leggo invece che stare al telefono. Ovviamente il libro lo lascio nello scooter. Questo è il libro che sto leggendo ora, i Seven Husbands of Evelyn Hugo. Leggo in inglese perché da quando ho acquistato i libri a Manchester li ho divorati entrambi. Adesso leggo solo in inglese, bellissimo anche questo, mi sta piacendo un sacco. Sono in direzione Milano Sud perché devo fare una cosa molto molto carina e mi sono portata tre oggetti, di cui uno è questo, cioè io vado in giro con un barattolo. Un baratto con una foto mia di Jimmy e di Luna, e poi vi faccio vedere perché sono in giro con un baratto. Sono arrivata in anticipo e mi sono invitata a un coffee date, io, me e il libro nel caffè. Una cosa che non ho mai fatto, sinceramente. Solitamente se ero tipo in anticipo, non so, mi mettevo magari in un angolo col telefono, eccetera. Invece oggi voglio approfittarne e dedicarmi qualche minuto così, cosa che solitamente io faccio magari allenandomi, eccetera. Pronti a filmare? Pronti! Scusa, mi hai voluto filmare. Adesso! Appena finito di filmare, praticamente sono venuta negli uffici di Alfemminile. E abbiamo filmato una bellissima video intervista dove ho praticamente dovuto raccontare il mio viaggio, soul trip, il mio viaggio dell'anima, attraverso tre oggetti: del passato, del presente e del futuro. Ora, penso che questo video uscirà prima di quando usciranno loro, quindi non appena ho i link, magari ritornate su questo video e andate a vedere il video, perché secondo me ne è uscita un'intervista molto molto carina, mi sono raccontata molto. A proposito di caffè, questo clip per ricordarci il giorno, il momento in cui Jimmy ha acquistato 10 kg di caffè. Tra l'altro me l'hai anche spacchettato quando ce n'è altro suddiviso. Ah sì? No, l'ho cercato. Ora si Perché porta Jimmy diceva che peggio. comunque si porta meglio perché è in celofanao. 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 Ce lo ricorderemo quando andrò alla ricerca di caffè, noi sapremo Ragazzi, che. quando volete un 10. caffè ci venite a trovare, noi siamo pronti, facciamo. Tornata a casa a pranzo, pensavo di impiegarci molto di più, ma in realtà sono andata dritta come un treno e ho detto tutto. Ups, vabbè, si è vestito. E adesso lunch time, che è già pronto, quindi top. Quindi pranzo con. Ovviamente non mi è venuto come mi è venuto l'altra volta, perché quando filmo non mi viene mai. Essenzialmente prendo questo, tutto spappolato.
Oh, come mi è venuto perfetto l'altra volta, ora. Comunque l'idea è. Ah, ecco, una cosa che mi sono dimenticata è stata non ho messo i semi dentro. Cosa che a parte sono deliziosi, ma fanno anche un po' da legame. Comunque, vabbè. Più o meno. Vado di spalmabile. Io prendo questa qua al Lidl di Skyr. Una bomba di sta spalmabile. È buonissimo. Tazza. E voilà. Voilà, alla fine tutto condito con pomodorino, sale, origano, olio, cracker, voilà. Bijou. La mia giornata mondana termina qui, solita postazione, computer, editing di un reel che ho filmato oggi e inizio a editare questo video con la mia degna compagna, Luna modalità cadaverino, che fa caldissimo in casa, ma lei imperterrita si mette vicino al computer e si prende ancora più caldo. Vero? Vero? Lo vuoi dire al pubblico? Certo! Lo vuoi dire a tutti che hai perso. Ai, 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 va bene, va bene, va bene. Hai perso ben. Quanto ha perso? 600 grammi. 600 grammi. Hai perso 600 grammi. Ormai sei. Aia. Aia. Oh, non vuole dirvelo. È arrabbiata. Nulla. Comunque, Sì, sì, Luna negli perché la ultimi. dieta non è finita. La dieta non è finita. Luna negli ultimi 6 mesi, quasi, ha perso 600 grammi e siamo molto molto contenti. Quindi anche lei è molto più attiva, anche se non sembra. Sicuramente nel loft lo sarà perché ci sono le scale, ci sono due piani, è tipo il triplo, il doppio. Il triplo in realtà perché c'è anche sottotetto, ma vabbè, vivibile è il doppio. Quindi potrà ben correre in giro. Oh, finalmente. Vedremo Luna attiva. E tra parentesi ci sono anche un sacco di gatti in giro per il complesso, ma dubito che Luna vorrà fare amicizia perché non so, mi sembra un po' introverso come gatto. Vedremo, lo scopriremo. Sarà l'anima della festa. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi un po' intrattenuto e di avervi dato qualche consiglio e nuova ricetta. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao a tutti!